Pace, prego. No, perché tanto di questa ne faccio vedere poco. Questa serata nasce da un'iniziativa di Astelio Tubaldi ed sarebbe stato un incontro interessantissimo, anche perché, come capita a tutti gli utenti, abbiamo grosse difficoltà a riuscire a leggere la bolletta della luce, del gas, eccetera. Con Astelio avevo pensato questo incontro con il dottor Luciano Castiglione sul tema come si legge la bolletta della luce e del gas. Purtroppo c'è stato un imperversare di malattie che ha stroncato metà delle famiglie dei nostri soci, stasera così siamo. Approfittiamo del fatto di essere in pochi, che appunto, come sempre, quando sono pochi per forza bisogna essere buoni, accontentiamoci di quello che offre il convento. Passo la parola al dottor Castiglione. Allora, buonasera a tutti, grazie. Se siete d'accordo io lo toglierei il microfono, tanto ci sentiamo, vero? Ok. La prima cosa, Aste Energia da 3 anni è una società partecipata da Astea Spa, ma Astea Spa adesso ne detiene la minoranza, quindi Aste Energia è diventata una società privata perché per obbligo della normativa i comuni non possono detenere né direttamente né indirettamente partecipazioni maggioritarie in società commerciali. Quindi Astea Spa, che deteneva il 93% del capitale di Astea Energia, ne ha venduto una quota maggioritaria al gruppo di Rimini, che si chiama SGR Holding, che fa lo stesso mestiere di Astea Energia da sempre in Romagna, quindi Rimini, Riccione, Sant'Arcangelo di Romagna, quei posti lì. Perché? Perché sono due aziende molto vicine da un punto di vista operativo, nel senso che sono due aziende legate ai territori dove operano. E quando sono arrivato io, che faccio questo mestiere ormai da qualche decennio, la cosa che a me suonò strana è che mentre c'è una sede a Osimo, che è figlia delle due società che si unirono di qualche decina d'anni fa, mentre c'è una sede a Chiarino, che è abbastanza baricentrica per Porto Recanati, Loreto e quant'altro, non c'era una sede a Recanati, centro. Allora, uno degli obiettivi che ci prefiggemmo con i miei amministratori delegati di Rimini era che nel giro di poco tempo si doveva rendere operativa un ufficio a Recanati Centro. Perché? Perché ormai i nostri comuni dell'entroterra stanno subendo oggettivamente un invecchiamento della popolazione, quindi dal nostro punto di vista non ci sembrava proprio comodissimo che le persone di Recanati andassero a Chiarino per chiedere un'informazione piuttosto che non averla disponibile sotto casa. Quindi da 5 mesi Cecilia Alfonsi, le prego di alzarsi, è la persona che voi troverete nell'ufficio di Via Battisti, che è accanto al comune, per intendersi, che peraltro poi ho saputo quella essere la vecchia sede AST. Quando noi affittammo quel locale, io, siccome non sono né osimano né recanatese, francamente non lo sapevo, però ben venga. E quindi in Via Battisti voi avete la possibilità, e troverete Cecilia, di avere tutte le informazioni, di fare tutte le operazioni che sono inerenti ad Astea Energia. Astea Energia cosa fa? Ovviamente vende energia elettrica, gas e vende efficienza energetica, cioè cerca di rendere possibile a un cliente risparmiare, perché come vedremo tra poco il vero risparmio che si può ottenere nel consumo di energia elettrica e nel gas sta nel consumare meno, perché l'impatto che ha il vostro consumo nel costo totale della bolletta è pochissimo. Cioè, se vi arriva una bolletta da 100 euro, l'energia elettrica che avete consumato è 30 euro. Se vi arriva una bolletta del gas da 300 euro, il gas che avete consumato al massimo è 70 euro.
il resto sono voci, adesso ve lo farò vedere, che non includono il consumo, sono tutta una serie di cose che vanno a remunerare il sistema. Adesso vedremo che però hanno tutte una valida ragione, anche se sembrano veramente eccessive. Quindi, come si fa a risparmiare? L'unico sistema per risparmiare è consumare meno. Quindi convertire le luci di casa dalle alogene piuttosto delle lampade a filamento ai LED, utilizzare per quanto possibile degli elettrodomestici in classe A, in classe A più, preferibilmente cercare di accendere i riscaldamenti senza tenere le finestre aperte. Io e mia moglie facciamo le lotte continue su questa cosa e ovviamente perdo. E poi cercare di utilizzare l'energia elettrica in maniera intelligente. E noi questo incontro già l'abbiamo fatto ad Osimo. E a fine dell'incontro una coppia di coniugi viene e dice: ma a noi tutte le mattine abbiamo 3 kW di potenza installata a casa, adesso non so quanto ne avete voi, io ho 5 kW a casa mia perché c'ho i condizionatori e altre cose. Dice: tutte le mattine ci salta la corrente. Dico: ma strano, le mattine è strano, è vero che il frigorifero l'avete? C'avete un congelatore? Sì, abbiamo pure il congelatore. Dico: la mattina magari, non lo so, accenderete il forno, non lo so cosa fate la mattina. Dico: che fate la mattina? Dice: no, guarda, lui cosa facciamo? Ci facciamo il caffè. Adesso io vi chiedo una cosa: chi di voi a casa si fa il caffè con la moka o con le macchinette nuove, con le cialde? Alzate le mani, chi se le fa con le cialde? Ok, sapete quanto assorbe quella macchinetta del caffè? Quanto assorbe? 1 kW e mezzo. 1 kW e mezzo, quella macchinetta, voi quando l'accendete si tira 1 kW e mezzo. Ok. Io lo faccio con la moka, ve lo dico. Ma la cosa bella era che siccome alla moglie piaceva il Nespresso e al marito ne piaceva un'altra, avevano due macchinette del caffè. Accendevano due macchinette del caffè, 3 kW a casa, a corrente salta. Dico: ragazzi, organizzatevi, prima se lo fa l'uno, poi se lo fa l'altro. Questo per dire cosa? Spesso non abbiamo consapevolezza di quello che consumiamo. E di cosa soprattutto ci fa consumare? Io per primo in sala ho due lampadari, ognuno dei quali aveva 20 lampadine alogene da 20 watt, quindi se accendevo quei due lampadari erano 800 watt che se ne andavano. Ovviamente la prima cosa che ho fatto li ho convertiti a LED. Adesso se li accendo tutti e due possono stare accesi che non assorbono neanche 100 watt. Questo vuol dire abbattere tanto i costi. Ma ricordatevi sempre che anche se abbattete i consumi, siccome in una bolletta da 100 euro di energia elettrica il consumo al massimo è 35 euro, alla fine risparmierete 3 euro, 4 euro, 5 euro, non di più. Ok? Quindi vi faccio vedere quelle che sono prima le voci che sono contenute nella bolletta elettrica. In una fattura ci sono queste 4 voci. Una è, mi metto di qua così ve lo faccio vedere meglio, questa è la spesa effettivamente legata al consumo di energia elettrica e alla potenza che è installata in ognuna delle nostre case. Questa invece è la spesa che va a remunerare due grosse società. La prima è Terna. Terna è una società dello Stato che si occupa di trasportare in alta tensione l'energia elettrica da dove viene prodotta fino alle cabine dei distributori. Noi qui a Osimo Recanati e anche a Polverigia abbiamo la fortuna di avere Distribuzione Elettrica Adriatica, DEA, che è il distributore. Noi non abbiamo E-distribuzione, la vecchia Enel distribuzione. Noi, il proprietario dei cavi che ci arriva a casa è DEA, che è una società del gruppo Astea. Perché è una fortuna? Non perché costi meno, costano uguale per tutto in tutta Italia, ma perché abbiamo, laddove succede un blackout, un intervento da fare in cabina, abbiamo una velocità tale negli interventi di ripristino che non appare in Italia. E
C'è un'autorità che governa il nostro mercato, che è l'ARERA, che misura tutti gli anni la capacità dei distributori di intervenire nei momenti di bisogno. Beh, sappiate che DEA, quella che quindi gestisce le reti a Osimo e Recanati, è la seconda per qualità in Italia. In Italia ce ne sono 120, DEA è la seconda. Quindi questo per darvi il livello di qualità. Sapete perché ve lo dico? Perché io, come vi dicevo, non sono né osimano né recanatese e spesso sento Osimano e Recanatesi lamentarsi, mi è scesa la tensione a casa, voi non avete idea di cosa succede dove c'è Enel. Di solito casa mia è parecchio alta. Oppure in alternativa dipende a quanta distanza c'è dalla cabina di media, è Dipende finalmente troppo alta. dal Esatto. Cioè a volte ci può essere il problema contrario. Però Io so abito. che accendi il forno, 119, è parecchio caldo. Ballerino, voi sapete che 4 anni fa a Recanati, proprio per cercare di ovviare a questo problema, è stata aperta la seconda cabina. La cabina precedente era 50 metri, Qual è diciamo. delle due? No, cabina di bassa o cabina di media? Lei dove sta? In che quartiere sta? Qui sotto, cabina Cabina di numero bassa 13. allora, non è la cabina di media. Se voi avete seguito circa 4 anni fa, DEA ha realizzato una cabina all'acquara. Per cercare di alleviare il problema appunto di potenza che c'era a Recanati, che aveva soltanto la cabina di San Lorenzo, mi pare che si chiamava l'altra. Okay? Quindi per cercare di abbassare la tensione sulla cabina di San Lorenzo, che serviva tutta Recanati, è stata aperta una cabina all'acquara. Fare una cabina di media, cioè dove arrivano i cavi di terna e poi da lì partono i cavi che arrivano nelle nostre case, costa circa 8 milioni di euro, cioè non proprio uno scherzetto. E questo è stato fatto perché, uno, per abbassare la tensione al quartiere San Lorenzo, perché altrimenti lì era troppo alta, due, per fare in modo che nel caso in cui la cabina di San Lorenzo succeda qualcosa, una rottura, un trasformatore, c'è la cabina dell'acquara che chiude ad anello e comunque Recanati non va in blackout, o ci va per un periodo molto breve. Sempre con questa voce, oltre a remunerare Terna, oltre a remunerare il distributore, si remunera anche tutta quell'attività che il distributore fa di lettura del contatore, perché noi quando abbiamo aperto il contratto di fornitura elettrica abbiamo pagato l'installazione del contatore, voi forse non ve lo ricordate, ma vi assicuro che è così. Però il contatore non è di proprietà del cliente, è di proprietà sempre della società. Perché? Perché i dati sono dei dati fiscali e devono essere di proprietà della società, che poi li comunica alle società di vendita grazie alle quali noi fatturiamo. Quindi adesso con i nuovi contatori elettronici, ad esempio, il problema delle letture non esiste più. Ancora 2 o 3 anni il problema si risolverà pure sul gas, perché anche sul gas si stanno iniziando a cambiare i contatori, che sono ancora quelli spesso, quelli meccanici, con dei contatori elettronici che all'interno hanno delle schede SIM che trasmettono direttamente i dati di prelievo al distributore. Così ci togliamo pure il pensiero delle autoletture, che è un problema bello rosso e sentito da tutti. Sì. Quindi quando c'è la stimata, a quel punto come mai avviene tutto questo? La stimata nell'elettrico non c'è mai. Mai. Solo nel gas. Solo nel gas. La stimata nell'elettrico, nei territori dove DEA è il distributore, non esiste mai. Perché DEA trasmette i dati, come previsto dall'autorità, nei 3 giorni del mese MP1, quindi gennaio lo comunica entro il 3 febbraio alle società di vendita. Mentre soprattutto nel mondo Enel, che copre quasi il 75% dell'Italia, il problema spesso esiste per problemi di trasmissione, perché siccome vengono trasmessi con delle SIM da cellulare, ci sono delle zone non molto ben coperte ancora dal segnale delle SIM e quindi talvolta questi segnali non arrivano dove devono arrivare. Dopodiché c'è questa voce, quindi il primo l'abbiamo detto, il secondo l'abbiamo detto, c'è questa voce che invece va a remunerare tutta una serie di costi che il sistema deve assolutamente coprire per far sì che tutti in tutta Italia si abbia l'opportunità di avere l'energia elettrica. Piccola nota storica, quando negli anni 60 del secolo scorso, suona maledissimo, è così. Non c'era l'ente nazionalizzato dell'energia elettrica, cioè Enel, c'erano diverse società che in Italia erano proprietari delle reti, proprietari delle centrali, al nord c'era Montedison,
Montecatini, scusate, si chiamava allora Montecatini e così via. Quando si decise di nazionalizzare tutto il servizio, perché lo si decise? Per far sì che l'Italia e tutti in Italia potessero richiedere, con dei costi ovviamente stabiliti, la elettrificazione, perché c'erano ancora zone in Italia, entroterra Lucano, nell'entroterra Calabro, dove le società, siccome erano società private, non ce l'andavano a portare l'energia elettrica, perché avrebbe avuto dei costi elevatissimi. Quindi per far sì che tutta la nazione italiana, che è orograficamente abbastanza complicata, poche pianure e tante montagne, potesse avere l'energia elettrica. E poi vedremo nella bolletta, ve lo faccio vedere, cosa viene remunerato da queste voci. E poi ci sono tutta una serie di voci, che sono ovviamente eventuali ricalcoli se noi dobbiamo restituire qualcosa, e questi valgono soprattutto nel gas, ovviamente, eventuali altre partite, se per esempio voi decidete di comprare le lampadine LED sul sito di Aste Energia, come ve la addebitiamo? Ve la addebitiamo nelle voci altre partite. Il bonus sociale, e qui apro una nota. Lo Stato italiano mette a disposizione alle famiglie che hanno un ISEE sotto un certo valore, mi pare 15.000 euro, anche in funzione ovviamente delle persone che si hanno a carico, la possibilità di usufruire del bonus sociale, che mensilmente abbatte il costo delle forniture, sia di energia elettrica che di gas. Dai dati del Ministero delle Finanze, in Italia ci sarebbe, mi pare, 3 milioni di famiglie che ne dovrebbero usufruire. Basta soltanto portare l'ISEE al comune e il gioco è fatto. Sapete quante ne usufruiscono? Meno di 700.000, meno di un quarto. Cioè, anche chi potrebbe pagare meno l'energia elettrica, perché in fondo glielo paga lo Stato, è un sistema che lo Stato utilizza per aiutare le famiglie, non lo sfrutta. Faccio un esempio, un altro esempio. Chi ha la pensione minima va da sé. Chi ha il bonus sociale, a meno che non possiede una villa stratosferica, ma ha reddito, è evidente che deve usufruire del bonus sociale. Ne abbiamo pochissimi. Basta andare al comune e si vede subito se uno ha diritto o non ha diritto al bonus sociale. Utilizzatelo, perché sono fondi che lo Stato vi mette a disposizione per pagare meno. È una preghiera che vi faccio, è veramente una cosa gratis et amore Dei, però molti lo dovrebbero usufruire. No, mi faccio la preghiera, no, tanto allora, il Presidente mi ha dato uno spunto per dirvi una cosa. Di questi box, l'unico che va in tasca ad Aste Energia, che poi ovviamente ci deve pagare la materia prima, è questo qui. Come vi dicevo, 100 euro spesa di una fattura, 30 euro se no il costo. Ok, quei 30 euro vanno ad Aste Energia, con la quale ovviamente ci deve pagare verosimilmente 28 euro della materia prima, perché noi l'energia la compriamo, la dobbiamo ripagare dove la compriamo, quindi se no ci guadagneremo 2 euro se va bene. Ma tutte queste voci noi le prendiamo e le rigiriamo, cioè facciamo da sostituto d'imposta, con una nota. Sta finendo gennaio, ok, il 31 gennaio. Noi diciamo il 3 febbraio Dea ci manda i vostri consumi e li manda ovviamente pure a Terna, li manda all'autorità, li manda a tutti. Il 4 gennaio, cioè il 4 febbraio, al giorno lavorativo più uno, noi dobbiamo dare i soldi che voi vedrete fatturati a fine febbraio e che noi incasseremo a metà marzo, li dobbiamo dare a Terna, a Dea e allo Stato, cioè ne paghiamo in anticipo tutti quei soldi. Quindi arriverà una fattura di 100 euro, di cui 70 noi l'abbiamo già dati a chi li dovevamo dare. Questo per dirvi cosa? Che il rischio di impresa di una società che vende energia elettrica e gas è elevatissimo, perché se poi dopo i clienti non ci pagano, noi quei soldi li abbiamo già dati e non li rivediamo, perché lo Stato li vuole, non ce li dà. Questo è chiaro, ovviamente. Mi sembrava chiaro, insomma, ma è meglio sottolinearlo. Ovviamente pure le imposte, e ovviamente siccome lo Stato alla fine ha capito che l'unico sistema per avere il canone, per intascare il canone, era metterlo nell'energia elettrica, ovviamente pure il canone, che vi ricordo anche qui,
gli ultra settantenni sono esenti. Meno male, tu c'è Radio R. Allora, una nota su quegli oneri di sistema che vi dicevo. Gli ultra settantenni sono esenti dal canone RAI. Gli ultra settantenni sono esenti dal canone RAI. Siete esenti? Quelli che parlano mentano l'avvocato. Adesso però che lo sapete, ringraziate Dio che abbiamo fatto questo incontro. E state zitti. Allora, se uno ha più case, la paga soltanto dove è residente. Il canone RAI si paga soltanto nell'utenza dove si è residenti, eh? Non si paga dove non si è residenti. Non la paga. Non la paga. Però ovviamente casa e bolletta devono essere intestate a lui. La questione dov'è? Che io ho notato quando sono arrivato in Asta Energia, uno che molti hanno un'utenza intestata magari al proprietario e l'altra intestata alla moglie. Francamente non capisco perché vantaggi non ce ne sono, ci sono vantaggi a intestarla tutto al proprietario solitamente, quindi non vedo perché fare, però ognuno ha casa propria e padrone. Due, il fatto che 3 anni fa, quando arrivai, mi tolsi una curiosità e cominciai a far estrarre tutti i codici fiscali dei nostri clienti che avevano data di nascita anteriore al 1915. Davo per scontato che ultracentenari non è che ce ne dovevano essere chissà quanti. Sapete quanti ce n'erano? Circa 300. 300. Allora chiama gli eredi, dico scusa, ma quando è morto questo povero uomo? 15 anni fa, ma perché non hai fatto la voltura? Allora, tutta una serie di cose che per abitudine magari uno non ci pensa, che però sarebbe meglio fare. Allora, volevo fare un attimo soltanto una specifica sugli oneri di sistema, perché siccome è una voce abbastanza importante, vi dicevo, va a remunerare il sistema, per evitare di pensare che, come nelle accise sulla benzina, dove ancora paghiamo il terremoto del Belice, ok? Giusto per farvi capire invece cosa va a remunerare. Allora, una parte sono gli oneri nucleari, la A2 e la MCT, mentre gli oneri legati al nucleare sono legati allo smaltimento delle scorie, quindi ancora hanno un piccolo valore, si parla di millesimi di euro, però millesimi di euro moltiplicati per tutti in Italia sono soldi. L'MCT, che era un corrispettivo che andava a remunerare quei comuni che invece avevano ospitato le centrali nucleari, ovviamente adesso vale zero, perché non ci sono più comuni. Nel momento in cui è partita la dismissione di Montalto di Castro, che era l'ultima, anche Montalto di Castro non è più, non riceve più soldi. Ovviamente ci sono queste, le A3, che invece impattano tanto, che sono gli incentivi per le fonti rinnovabili. Cioè, quando una quindicina d'anni fa è iniziata tutta la campagna per installare il fotovoltaico soprattutto nelle imprese, e quindi c'è stato il famoso conto energia con il quale le imprese devo dire hanno effettivamente dato un bello slancio a far partire il fotovoltaico in Italia. Quell'energia che viene prodotta da quelle imprese che allora misero il fotovoltaico viene pagata quasi il doppio di quella che effettivamente costa, e i soldi dove si prendono? Li si prendono da qui, quindi tutti noi paghiamo un pezzettino per remunerare coloro i quali, dire grazie a coloro i quali installarono il fotovoltaico. La 4, agevolazioni per il sistema ferroviario. Il sistema ferroviario, le reti dei treni sono collegate direttamente in alta tensione sotterranea e hanno delle tariffe fisse che sono uguali da 20 anni a questa parte, bassissime ovviamente. Quel delta costo viene remunerato da ognuno di noi. Vabbè, una parte purtroppo piccola legata alle ricerche, e invece, scusate, la 6 sono le agevolazioni alle aziende energivore, cioè le aziende che in Italia consumano moltissimo in proporzione
numero dei dipendenti al fatturato, quindi non è detto che debbano in assoluto consumare moltissimo, e qui nelle Marche ce ne sono diverse, hanno delle agevolazioni perché ogni anno viene restituita una parte dei soldi che loro spendono per l'energia elettrica e viene remunerata anche questa da tutti noi. Questo perché? Per cercare di tenere competitivo il sistema industriale italiano. Siccome ci si accorse che c'era una forte differenza tra i costi dell'energia elettrica che c'era in Francia, in Germania e Svizzera e quelli che c'erano in Italia, a un certo punto venne deciso di finanziare, di restituire soldi alle società industriali inserendo un'apposita voce. Poi ovviamente qui ci sono anche gli oneri per il bonus elettrico, perché voi non dovete pensare che se il bonus elettrico per ogni famiglia potrebbe valere 180 euro al mese, ce li mette tutti lo Stato, ce li mettiamo noi, lo Stato ce ne mette un terzo, il resto ce lo mettiamo noi, che sempre Stato siamo, però ce lo mettiamo noi, che mi pare anche giusto, cioè nello spirito anche di una società operaia. Io cerco di aiutare colui il quale non può sostenere i costi dell'energia elettrica. E ovviamente l'UC7, cioè, scusate, ovviamente l'UC7, che è invece la promozione della ricerca nelle nuove fonti energetiche. Se voi siete un piccolo cenno soltanto a questa cosa, l'energia elettrica la si può comprare tendenzialmente con due formule di prezzo: o un prezzo fisso, cioè il vostro fornitore, spero sta energia, vi dice guarda, il tuo prezzo è questo e sarà questo per i prossimi 24 mesi, argomento chiuso, oppure un prezzo che è indicizzato alla borsa elettrica. Qui una piccola nota, ma veramente sarò brevissimo. L'energia elettrica, che è un prodotto, diciamo, fisico, cioè c'è una centrale che può essere rinnovabile o può essere non più ad olio combustibile ma a metano, produce energia elettrica. Questa energia elettrica viene distribuita dai cavi in alta tensione di proprietà di Terna, poi arriva a Dea ve la porta in casa. Ma questa energia elettrica, che in teoria quindi è un prodotto fisico, in verità è un prodotto finanziario. Cioè l'energia elettrica ha un valore stabilito in una borsa finanziaria che lo quota in funzione dell'equilibrio domanda-offerta, quindi come se fosse un'azione finanziaria vera e propria, come se fossero le azioni delle generali piuttosto che di qualunque altra cosa. Tant'è che viene quotata e tant'è che ha un suo andamento, soltanto che questo andamento viene influenzato da diverse cose. Innanzitutto viene influenzato dal consumo, poi viene influenzato eventualmente da casistiche particolari, quali possono essere il metano soprattutto di più, perché pure il metano è un prodotto finanziario, quali per esempio la chiusura di un gasdotto in Ucraina, piuttosto che altre problematiche di questo tipo. Scusami un attimo, adesso vi faccio vedere una cosa. Questo è l'andamento del costo dell'energia elettrica, quindi prezzo unico nazionale, dal 2005 al 2018. La linea rossa è il valore medio, ma vi prego di guardare la linea blu e la linea verde. La linea blu sono le ore diurne, quindi dove l'energia costa di più. La linea verde sono invece le ore notturne, quindi dove essenzialmente le centrali non si fermano, si smorzano, quindi continuano a produrre, c'è qualcuno che preleva, ma molto poco, e quindi l'energia costa meno. Vi prego di vedere che nel corso degli anni la distanza tra la linea blu e la linea verde si è pressoché azzerata. Quindi nel 2005 l'energia di giorno costava sopra i 100 euro megawatt, adesso costa circa 50, quindi stiamo parlando della metà. Di notte costava infinitamente meno. Sapete perché? Perché nel 2005, nel 2006, nel 2007 c'erano le industrie che tiravano, e che tiravano soprattutto di giorno. Quindi i produttori e i venditori allargavano il prezzo perché le industrie tendenzialmente lavoravano su due o su tre turni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo messi male.
Il delta prezzo si è schiacciato perché ormai anche di giorno i prelievi sono davvero bassi. E adesso vi faccio vedere quello che è stato l'andamento nel 2019. Non è che vi voglio intristire, però vi voglio dire le cose come stanno. E questo, scusate, è un po' piccolo, è il valore invece del 2019. F1, F2, F3. Quindi l'F1 sono le ore di giorno, F2 sono dalle 7 alle 8 di mattina e dalle 7 alle 8 di sera, più tutti i sabati pomeriggi, F3 sono le notti, le domeniche e i festivi infrasettimanali. E questo è l'andamento di tutti i mesi. Adesso gennaio è un mese strano, è sempre il mese più alto storicamente ormai da diversi anni. Ma negli anni precedenti, che lì non vedevate, cosa succedeva? Succedeva che gennaio, febbraio, marzo erano altissimi, ottobre, novembre, dicembre erano altissimi, d'estate crollava. Perché? Perché d'estate tendenzialmente le industrie erano chiuse. Di energia elettrica, la luce diurna dura quasi 12 ore e quindi ce n'era poco di consumo. Se invece ci fate caso, tendenzialmente adesso luglio, tra i mesi, è quello che costa di più, tra i mesi primaverili e estivi. Perché? Condizionatori. Si è pressoché conclusa il passaggio in molte delle nostre case da un consumo prettamente governato dal metano a un consumo prettamente governato dall'energia elettrica. Questo anche grazie al fotovoltaico, perché tutti a casa abbiamo detto: metto il fotovoltaico, beh, me la faccio io, metto i condizionatori. È vero, però dopo il costo estivo è salito. Perché? Perché è salita la richiesta. E come vedete, anche agosto, nonostante il fatto che le industrie stiano chiuse 2 settimane su 4, non è che scende chissà quanto. Ok? Settembre. E poi questo dipende ovviamente dal meteo, perché se c'è un'estate molto calda, come è stata quella del 19, vedete che i costi continuano a galleggiare abbastanza, a un livello abbastanza alto. Però vi ricordo sempre che nel 2005, quello che qui leggete, media dicembre 53, era 115. Cioè, stiamo parlando di una differenza abissale. Questo in verità no. Adesso vi farò vedere invece direttamente una fattura. Allora, questa è la mia, così non violo la privacy di nessuno. Se non la mia, ovviamente. Lo schema con cui una società di vendita, si chiama Astenergia, si chiama Enel Energia, si chiama chi vi pare a voi, deve contenere per obbligo dell'autorità le stesse informazioni. Dopodiché, dove metterle e quale evidenza dargli è una scelta della società di vendita, ma ci devono essere le stesse informazioni per tutti. C'è ad esempio una società che la bolletta non la fa in verticale come quasi tutti, ma la fa in orizzontale. E c'è un perché. Perché in orizzontale trovare alcune informazioni è più difficile. È un nostro schema mentale. Siccome siamo abituati a leggere i libri che sono messi in A4 in verticale, tendenzialmente cerchiamo dall'alto in basso. Non siamo abituati a cercare da sinistra a destra. Quindi occhio, è una furbizia non da poco. Noi, siccome vi dicevo, l'obiettivo è quello di essere un'azienda del territorio e di cercare di dare supporto alle persone del territorio, cerchiamo almeno le 4 informazioni standard di metterle quanto più chiare possibili. E quindi, vabbè, chi sono, dove mi arriva la bolletta, quanto spendo, entro quando lo devo pagare, quanto ho consumato e dove vanno a finire i miei soldi. Quindi quant'è il costo effettivamente dell'energia elettrica rispetto al tutto, e magari voi adesso da qui non lo vedete, ma vi prego di fidarvi che
Lì il costo della materia energia è 74,75 euro. In verità vedremo poi che non è tutta energia elettrica e lo vedremo nella terza pagina. Ma intanto nella seconda in alto trovate le letture e i consumi, anche questo è un dato obbligatorio. E come dicevamo prima, sono tutti i consumi effettivi, gli stimati sono zero perché nell'energia elettrica stimati non ce ne dovrebbero essere. I dati della fornitura, quindi quello che effettivamente contraddistingue la mia il mio contatore e dove è localizzato, come ho consumato nel corso dell'anno, anche qui vi prego di vedere che luglio-agosto a casa mia si festeggia, perché sono le ultime, giugno-luglio-agosto sono le ultime tre righe a destra, 1, 2, 3, qui i condizionatori a go-go. E poi sotto il riepilogo dei costi. Adesso, per obbligo dell'autorità, la bolletta si potrebbe fermare qui. L'autorità ci dice, una volta che hai dato queste informazioni, hai finito. Il problema qual è? Se io do soltanto queste informazioni generiche, mi aspetterei che poi le persone vengono nel mio ufficio e mi dicono: sì, scusa, ma mi dici il dettaglio di come ho speso, quando ho speso e perché l'ho speso? Il dettaglio non è un obbligo, è una facoltà che il cliente ha e che deve richiedere alla società di vendita per iscritto. Voi non l'avete fatto, ma vi arriva lo stesso. Perché? Perché per scelta decidemmo di far vedere il dettaglio a tutti, dopodiché se qualcuno non lo vuole a noi ci fa una cortesia, perché risparmiare la stampa a quattro colori di altre tre pagine, francamente, ci costa, risparmiamo qualche soldino, però c'è il dettaglio. E il dettaglio vi dà ragione poi di quei 74,75 euro che effettivamente io ho speso in questo bimestre. Ma se voi fate la somma dei costi di prezzo energia, perdite di rete, togliamo lo sconto per la domiciliazione bancaria che ho e per la bolletta elettronica che ho, vedrete che in verità di quei 74,75 euro il mio consumo effettivo è circa 60. Una voce che prima, della quale prima non vi ho detto, la vedete qui, non si legge nel dettaglio, sono le perdite di rete. Cosa sono? Quando l'energia viene prodotta in una centrale idroelettrica in Valtellina, arriva nei cavi di Terna, dopo via via scende lungo la dorsale adriatica, arriva a Dea tramite la cabina ATMT dell'Acquara e arriva a casa vostra. Lungo tutto questo tragitto, per effetto fisico, effetto Joule, una parte se ne perde perché c'è l'effetto termico, si riscaldano i cavi, quindi una parte dell'energia che viene prodotta se ne perde. Quindi per portarvi 100 kilowatt a casa vostra, bisogna produrne 110,8 perché 10,8 se ne perdono. Quelle perdite di rete sono appunto quelle che vengono fatturate. Quindi è un obbligo, è uguale per tutti, ovviamente vale per tutti. Ovviamente sono minori per le industrie, perché le industrie di solito prelevano in media tensione e in alta tensione, quindi le perdite sono più basse. Una voce che vi volevo far vedere, ecco qui. Purtroppo non la leggete, sono queste due in basso. Sono altre due randezze che l'autorità ha reso obbligatorie per tutti da inserire in fattura. E sono due randezze che nella volontà del legislatore dovevano servire come dire, facilitare il confronto di quanto spendete in maniera tale che voi potete scegliere il vostro fornitore di energia elettrica e gas in maniera come dire, consapevole. Uno indica il costo, quanto vi è costato il kilowattora, e cosa fa? Prende quei 74,75 euro, lo divide per i kilowattora che avete prelevato in quel mese e viene fuori una cifra, 0, qualcosa. Il secondo invece cosa fa? Ancora più semplice, prende il totale della fattura, lo divide per quanto avete consumato e vi dice un numero. Rendere evidenti, perché questi sono nella seconda pagina, questi numeri, come dire, mettersi a nudo, dire guarda, se vuoi fare un confronto, questi sono i numeri. Allora, vediamo se, non so se le ho scannerizzate le ultime pagine della bolletta.
No. Va bene, noi siccome mettiamo il dettaglio, dopo queste due ultime pagine ci sono altre due pagine di comunicazione al cliente, che sono scritte abbastanza piccolo, ma veramente piccolo, e di solito sono scritte in grigio chiaro. Proprio non si legge niente. Niente, niente. Ecco, se qualcuno di voi è cliente di Enel, li trova lì quei due numeri, ma bisogna essere dei cani da caccia per trovarle. Perché giustamente, tu, siccome l'autorità dice tu li devi mettere in bolletta, ma dove li metti è facoltà tua. Okay, quindi io li ho messi. Sono a posto? Sì, a posto. Chi fa la bolletta in formato orizzontale, quei numeri sono gli unici numeri messi in verticale, di lato. Se li trovi. Insomma, bisogna essere, come dire, bravi nel cercarli, okay? Però ci sono, fidatevi, ci sono in tutti, qualunque società li deve mettere, perché se non li mette passa i guai. E francamente nessuno, per una cosa così semplice, per la quale si può essere multati, vuole passare i guai. Tendenzialmente la stessa cosa vale nel mercato del gas. Il mercato del gas è però un po' più particolare perché, al contrario dell'energia elettrica, può essere anche immagazzinato. E perché? Perché ovviamente il gas si usa molto d'inverno e molto poco d'estate. Quindi, siccome nei tubi il gas ci deve essere sempre, così come voi attaccate una spina e la corrente c'è sempre, se voi accendete un fornello il gas ci deve essere sempre. Allora, come si fa a tenere in equilibrio costante la rete dei gasdotti italiani? Cioè, se noi importiamo il gas, e ovviamente la maggior parte lo importiamo dall'est, d'estate, questo gas, dove lo mettiamo? Ve lo siete mai chiesti? Siccome quando noi importiamo, importiamo quantità stabili, non è che importiamo più d'inverno e meno d'estate, non si può. Io devo importare sempre la stessa quantità. E quindi cosa devo fare? Devo importare la quantità che mi serve per coprire i consumi d'inverno. Ma d'estate, dove lo metto sto gas? Dove lo metto? Lo sparo dentro i pozzi che sono esauriti. Quindi, siccome in Italia negli anni 60-70 ci fu in Val Padana, ma anche in Abruzzo, nelle Basse Marche e nella Ciociaria, una forte campagna di estrazione metanifera, adesso quel gas lo spariamo lì dentro. Oppure, siccome abbiamo costruito diversi stoccaggi di gas liquefatto, il gas viene portato a meno 40, viene reso liquido e viene portato per esempio nei centri di stoccaggio di Panigaglia al largo di Livorno piuttosto che al largo di Rovigo, e lì ci sono dei serbatoi a 10-20 km dalla riva. Per intendersi, quello di Rovigo può contenere 12 miliardi di metri cubi di gas. Fate conto che sono 21 campi di calcio, ok? Alti 50 metri, galleggianti, ancorati a terra, ancorati al fondo, scusate, non a terra. E quindi il gas viene estratto oppure viene importato, viene immesso nei tubi, una parte viene direttamente venduto, altrimenti viene messo a stoccaggio e poi ovviamente viene venduto direttamente a quelle utenze che sono collegate direttamente alla rete Snam, quindi alle grandi industrie. Qui ad esempio la centrale di cogenerazione di Astea che alimenta la nostra centrale elettrica a Osimo è collegata direttamente alla rete nazionale Snam, quindi ha una sua cabina. Oppure va nella rete del distributore, nel vostro caso Astea Distribuzione Gas, e ve lo porta poi fino a casa. Quindi, come vedete, il gas ha come dire, una gestione un po' più complicata e un po' più dinamica. Quella a destra, se vi interessa, è la rete di distribuzione di Snam Rete Gas. Poi c'è anche un'altra rete nazionale che taglia perpendicolarmente, partendo da Frosinone fino a Cellino Attanasio a Teramo, che è un'altra rete nazionale. Perché? Perché lì c'erano dei pozzi appunto di estrazione, quindi serviva una rete di una certa dimensione. Quando dico rete nazionale intendo dire che ci sono dei tubi larghi un metro, okay, un metro di diametro. La rete di distribuzione invece di Astea Distribuzione Gas è
è larga 10 centimetri. Poi a casa vostra arriva un tubo di una sezione da un pollice, però questo giusto per darvi la differenza. E un'altra cosa, una grandezza che vedrete spesso nelle vostre bollette del gas e che magari non vi è molto chiara è questa, è il PCS, potere calorifico superiore. Chi di voi ha a casa il camino? Nessuno ha il camino? Ah, meno male, no. Mi ero preoccupato. Non l'adopera, però chi l'adopera? Una cosa è se mette legno di quercia, una cosa è se mette legno di faggio. Siamo d'accordo? Se mettete legno di quercia dura di più e riscalda di più, se mettete legno di faggio a parità di chili di legno che avete messo, brucia prima e riscalda meno. Siccome il gas è lo stesso, perché il gas noi lo chiamiamo metano, ma non è metano puro, non è CH4, è una miscela di gas. Tendenzialmente 85% metano, poi in verità una parte è propano, butano e quant'altro. Che vi ricordo è un gas inodore. La puzza di metano è delle molecole odorizzanti che vengono immesse volutamente nella rete per farlo puzzare. Okay? Perché altrimenti di morti ce ne sarebbero stati a iosa da quando abbiamo fatto la metanizzazione in Italia. Ok? Quindi abbiamo necessità di trovare una grandezza standard per dire che il metro cubo di metano, tra virgolette, che avete utilizzato vi ha riscaldato per una certa quantità di calore. Quindi cosa si fa? Si prende una grandezza standard, che appunto è il potere calorifico superiore, e si misura in cabina invece il metano che realmente vi arriva. Quindi se quel metano che vi arriva ha un potere calorifico superiore a quello standard stabilito dall'autorità, voi magari ne avete consumato un metro cubo, ma noi ve ne fatturiamo 0,95. Ma se invece il metano che vi arriva riscalda meno perché è più impuro di quello che stabilisce l'autorità, voi ne avete prelevato un metro cubo, ma in verità ve ne fatturiamo 1,01 m. Okay? Quindi perché bisogna standardizzarlo a una grandezza comune per tutti. Quindi se decidiamo che per riscaldare il camino dobbiamo utilizzare tutti il legno di olivo e l'olivo per un chilo ci dà un'ora di calore a 20 gradi, se ci mettiamo il faggio ci dobbiamo mettere 1,1 kg di faggio, se ci mettiamo quercia ce ne dobbiamo mettere 0,9. Questo è il potere calorifico, spero che sia stato chiaro, più semplice di così non lo posso dire, ci sarà ma io non ne sono capace. E queste sono le voci invece della fattura gas, che come vedete sono abbastanza simili. Se qualcosa non vi è chiara, voi me lo dite, io mi fermo e ve la ridico. Queste sono le voci invece di una fattura gas, quindi cosa va a remunerare? Questo va a remunerare chi ve lo vende, che come al solito poi lo deve pagare a colui il quale da colui il quale l'ha comprato. Si va a remunerare SNAM, che quindi provvede nei tubi molto grandi a farlo arrivare in tutta Italia, si va a remunerare il distributore locale, in questo caso Astea Distribuzione Gas, perché ve lo porta fino a casa sulla rete regionale. E ovviamente cosa fa? Non essendoci ancora dei contatori elettronici, paga qualcuno che vi viene a leggere il contatore. Perché allora ci sono le letture stimate nel gas? Perché l'autorità dice che le letture non vanno fatte tutti i mesi, vanno fatte 4 volte l'anno adesso per i clienti residenziali, prima addirittura erano 3. Quindi se il cliente non dà la lettura per telefono, per fax, sul sito, ovviamente cosa fa chi ve la vende? Deve stimare un consumo presunto sulla base di quello che avete consumato l'anno prima. E allora lì nell'inverno si scatena l'inferno, scusate il gioco di parole. Tant'è che noi quest'anno abbiamo detto: guardate, se volete, le due fatture invernali ve le possiamo far diventare 4, in maniera tale che invece di arrivare alla botta da 900 euro, si spacchetta il costo. Noi abbiamo messo questo servizio quest'anno. È stato attivato soltanto da circa 200 clienti, pochi, pochi, su 32.000 clienti gas direi pochi, però era un'opportunità, è un'opportunità che esiste, esisterà ormai in maniera
continuativa nel tempo, quindi se vorrete l'anno prossimo la potrete attivare. Dopodiché, ovviamente, c'è un corrispettivo per il servizio di vendita che si chiama QVD, quota di vendita al dettaglio, le tariffe di vendita di cui vi dicevo, gli oneri di rete che sono del tutto simili a quelli elettrici, tal quali, e poi ci sono le accise, per la gioia di tutti, anche qui sul gas ci paghiamo le accise. Per darvi la differenza tra accisa industriale e accisa civile, l'accisa industriale è un ventesimo del valore dell'accisa civile. Ok? Un ventesimo. Questo perché? Perché anche lì negli anni 80 si decise di incentivare le industrie a utilizzare il metano per il riscaldamento piuttosto che l'energia elettrica. Dell'accisa no. Assolutamente fissa. Anche il gas, come vi dicevo, è un prodotto finanziario. Quindi si può comprare a prezzo fisso, si può comprare a prezzo variabile, perché anche qui c'è una borsa che si chiama TTF, che vi farà ridere, ma TTF è la borsa che viene gestita al porto di Rotterdam, in Olanda, e che fa da base per il costo del gas metano, direi, in tutta Europa. Il PSV è il corrispettivo italiano, che appunto è un acronimo che sta per punto di scambio virtuale. Perché? Perché si parte dal presupposto che se la borsa ad Amsterdam quota il metano 14 centesimi al metro cubo, poi per portarlo in Italia dovrò spendere un po' di soldi che devo pagare all'Olanda, alla Germania, all'Austria per farmi passare. Quindi tendenzialmente se il TTF vale 14, il PSV vale 19. Questa è la differenza. Ma siccome questo è un valore europeo, questo è un valore italiano che non ha paragoni da altre parti, allora ormai diciamo per semplicità tutti usiamo come valore il TTF. Oppure si compra a prezzo fisso che solitamente a casa, visto quanto incide, forse è la cosa migliore. Probabilmente la cosa migliore. Chi è sul mercato di tutela non lo paga a prezzo fisso, lo paga a prezzo variabile. Ogni 3 mesi vedrà il prezzo che cambia, sale e scende in funzione dell'andamento. Stessa cosa vale nell'energia elettrica. Chi è cliente sul mercato di tutela, l'energia elettrica è un prezzo variabile che cambia ogni 3 mesi. Tendenzialmente tutti si è convinti, perché si chiama tutela, che costi meno. Allora, fino a 2 anni fa era vero. Perché se vi ricordate, la slide del prezzo unico nazionale, ancora il prezzo galleggiava a valori abbastanza alti. Da quando è crollato il prezzo non è più vero. Solitamente chi sta in tutela paga leggermente di più chi sta sul libero. Cosa succede però? Questo magari ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere qui. Allora, qui ci sono i costi dell'energia, ma vale la stessa cosa per il metano, però un attimo una cosa ve la dico. Allora, siccome un contratto sul mercato libero dell'energia elettrica, così come un contratto sul mercato libero, del gas, è un contratto privatistico tra due soggetti, l'autorità mi dice che io devo far pagare tutte quelle voci che vi ho fatto vedere prima, ok? Quelle anche del gas. Ma se nel mio contratto c'è scritto che siccome sono bello e simpatico, lei oltre a quelle voci mi deve dare altri 10 euro al mese e mi firma il contratto, lui mi paga 10 euro al mese, a prescindere. Quindi è un contratto privatistico, io ci posso pure scrivere che l'energia elettrica invece di pagarmela in euro me la pagate in fagioli secchi. È un contratto privatistico, me la pagate in fagioli secchi. Questo per dire cosa? Per dire che la paura che spesso c'è del mercato libero è funzione della controparte. Cioè, se noi facciamo un contratto e io ho un ufficio a Recanati, se ho scritto che lei mi deve pagare a vuoto 20 euro al mese, lei viene in ufficio e mi prende per il collo, minimo. Ma se io faccio un contratto, come le assicurazioni, scusate, adesso lui mi sta riprendendo e dico una cosa che potrà essere usata contro di me. Ma se voi fate un'assicurazione online e poi avete un incidente,
E quell'assicurazione online non vi paga perché nella clausola delle condizioni generali, articolo 24 bis, c'era scritto che però se guidavate con le scarpe di cuoio non vi pago perché forse vi è scivolato il piede all'acceleratore? Non vi paga. Se invece andavate dal vostro assicuratore storico, che ha prima passando, visto che qui vicino c'è un'assicurazione, andavate lì e dice: oh ragazzo, ho avuto un incidente, ti ho pagato sempre, e fa, adesso non mi paghi. E questa è la differenza, solo questa, che per noi è un valore, per altri non ce l'ha, ma dal nostro punto di vista ha un valore. La differenza è tutto qui. Certo. Sì. Come viene stabilito il costo per l'allaccio? Il costo dell'allaccio viene stabilito da colui il quale fa l'allaccio. Mi spiego meglio. C'è, come ne vedevamo prima, c'è SNAM che ha i tubi nazionali. Dopodiché li porta a delle cabine che si chiamano cabine Remi, a Recanati ce n'è una. Da quella cabina partono dei tubi più piccoli, da diametro più piccolo, che arrivano poi in tutta la rete cittadina e che sono gestiti, sono di proprietà, sono gestiti e sono mantenuti da una società di distribuzione che a Recanati si chiama Astea Distribuzione Gas. A Roma si chiama Acea Distribuzione, a Milano si chiama Areti. Solitamente sono proprietà, sono società private, ma nel nostro caso invece sono pubbliche. A Roma è pubblica, a Milano è pubblica, a Osimo Recanati è pubblica. Queste società sono tenute a pubblicare entro ottobre i costi di distribuzione e i costi d'allaccio che faranno pagare i loro clienti nell'anno successivo, quindi li devono comunicare all'autorità con 90 giorni d'anticipo. L'autorità li guarda, se li ritiene conglui li pubblica sul sito dell'autorità, se non le ritiene conglui perché qualcuno magari si è inventato una stranezza, le boccia e dice no, le devi fare più basse. Quindi sono stabilite dalle società di distribuzione, ma sono autorizzate dall'autorità. Sono funzione di cosa? Sono funzione, ad esempio, della distanza che c'è tra la cabina Remi e dove lei chiede l'allaccio. Sono ad esempio proporzionali alla dimensione del tubo che le arriva, perché se lei lo chiede come famiglia, ovviamente le arriva un tubo in una sezione da un pollice e il problema è bello che è risolto. Il contatore sarà un G4 e standard, ma se lei lo chiede come azienda e mi dice a me serve che tu mi porti almeno 3.000 metri cubi al giorno di gas, e beh, io devo mettere un tubo di una sezione diversa, un contatore diverso, e quindi il costo dell'allaccio diventa proporzionale al consumo ipotetico che tu puoi fare. Quindi questi sono i parametri. Ritornando a noi, la bolletta del gas, ricordate quella dell'energia elettrica? Dica. Sono nel centro storico. Sì. Sì. Allora, tutti gli anni avanti non ci tiene, eccetera. Sono passati 20 anni da allora. Sì. Adesso mi farebbe più comodo avere l'allaccio con il Milano. Sì. Sono a 50 metri dall'ospedale, quindi penso che la cabina sia vicino, sarà vicino all'ospedale. Non è detto, però dica. 27.000 euro per l'allaccio. Vuol dire che, sa qual è il problema? Nei centri storici lei deve considerare che innanzitutto l'allaccio dell'ospedale non lo può tenere conto, perché di solito gli ospedali hanno degli allacci dedicati, ok? Quindi, e nessuno si può allacciare sugli allacci dedicati, questo ve lo dico. È successo anche dedicati, cioè devono essere garantiti per questioni di varie ragioni. Gli ospedali ovviamente vige questa regola. Quindi anche c'è stato per esempio un caso sulla Elvia Regina di un'azienda molto simile a quello che diceva adesso il vostro associato, c'ha un tubo di una rete diretta che gli passa dentro la sua proprietà, ma che va in un'azienda che è dietro di lui. Quel tubo e quella società è chiusa, quindi lui dice: ma perché non mi ci posso attaccare io? No, devi rifare l'allaccio. È la prima sottostazione, non è una cabina, è una sottostazione, è a 3 km. Devi pagare il costo di attraversamento della strada, l'asfalto, la distanza, più tutta la manodopera, costa un botto. Nei centri storici pure peggio, perché se lei considera che, ad esempio, Osimo Centro, adesso non so dove stia lei qui a Recanati, ma Osimo Centro è fatta tutta con i sanpietrini,
se io devo far passare un tubo da lì, e ci sono delle tabelle pubblicate sull'autorità, se io società di distribuzione, devo fare un tratto di 500 metri, togliendo San Pietrini e rimettendo San Pietrini, mi pare che costi qualcosa come 1000 euro ogni 100 metri, una cosa, 1000-2000 euro ogni 100 metri. Più ci devo mettere la mano d'opera, più ci devo mettere il tubo, più, non mi stupisce che il costo sia quello, francamente. Il che vuol dire infattibile. Cioè, a meno che lei non voglia buttare 27.000 euro, ma è infattibile. Dico bene? Sono dei prezzi fissi oppure Fissi, pubblicati sul sito dell'autorità. mi è stato risposto che se l'Anaccio fosse stato d'accordo Condiviso, a condividere, allora il prezzo certo. Perché il problema dov'è? Se lei sta in una palazzina dove ci sono quattro come lei che non hanno il metano e vi allacciate tutte e quattro, quel 27.000 euro viene diviso 4. Se siete, infatti, ma se siete una casa singola, ma o se lungo la strada io posso utilizzare quella condotta per poi allacciare altre due villette che sono a 200 metri, allora tutta quella prima pezzo che arriva da lei viene diviso per tre, per lei, per il signore e per l'altro signore. Però sono tariffe standard pubblicate sul sito dell'autorità e sul sito dei distributori. Secondo, peraltro, tengono peraltro conto delle tariffe di, mi pare, Confcommercio, che dicono i metri lineari di costo per asfaltare, per mettere San Pietrini, per togliere San Pietrini, sono proprio tariffe pubblicate. Non c'è come stamparla. Salve, ben arrivato. Allora, siccome abbiamo l'ultimo quarto d'ora, io vi chiedo gli ultimi 5 minuti di attenzione, perché poi tra saluti e cose varie. Allora, questa è la bolletta del gas, come vedete quella elettrica era gialla, per distinguerla bene quella del gas è azzurra. Se qualcuno di voi ha il contratto duale, cioè sia elettrico che gas, intestato alla stessa persona, vi arrivano in un'unica busta le due bollette, a meno che non vi arriva via mail. Vi arrivano tutte e due le bollette con un unico bollettino, a meno che non avete l'addebito in conto. Se avete fatto caso, nella mia bolletta di prima c'era uno sconto sia per la domiciliazione, cioè a me la bolletta fisica non mi arriva, ma arriva sull'indirizzo mail, così come per l'addebito automatico in banca, sono delle tariffe obbligatoriamente che vengono scontate come stabilito dall'autorità. Le rendezze sono le stesse, quanto spendo, entro quando lo devo pagare, dove vanno a finire i miei soldi e quanto ho consumato. Qui c'è pure il periodo del consumo, quindi in questo caso, come vi dicevo, dato che le letture non vengono fatte mensilmente né bimestralmente nel metano, questa è una bolletta che prende i consumi fatti dal 16 marzo 2019 al 30 novembre 2019. Ma siccome io altre bollette le ho pagate, vedete qui che c'è una voce ricalcoli, cioè mi si restituisce una parte di quello che io ho già anticipato come spesa perché mi è stato fatturato, perché non gira, mi è stato fatturato qualcosa in anticipo. Leggi un attimo, scusa. Vediamo se questa va meglio. No, neanche questa. Perché? Santa pupa, e adesso? Posso aprire un già la seconda pagina? Ah, ecco, qui c'è. Ok, vediamola così che magari si legge meglio. Questa però è quella dell'anno dopo. Questa. Ah, no, questa non ci ho messo proprio. Ok, se vedete questa, tendenzialmente è la bolletta invece del gennaio 2019, ve la faccio vedere perché questa innanzitutto non c'ha la voce ricalcoli e poi perché ha anche le altre pagine. Vedete che nel box 5 ci sono le letture e i consumi, 6 i dati di fornitura, l'8 è il grafico dei consumi dove ovviamente febbraio e marzo c'è il picco. Vedete che dopo è assolutamente piatto perché sono i consumi legati alla cucina, quindi tendenzialmente sono sempre simili, siamo una famiglia di quattro persone, consumiamo sempre quello. E vedete che anche qui, sebbene non sia un obbligo, mettiamo gli elementi di dettaglio, cioè effettivamente
cosa stiamo fatturando e in ragione di cosa, e sono quei 4 box, quei 5 box che vi facevo vedere prima. Vedete qui imposte, imposte consumo uso civili, addizionale regionale uso civili. Come vedete, soltanto di accise uso civile e addizionale regionale se ne vanno 23 euro, quando invece io di gas puro ho consumato 35 euro. Ok? Quindi su una bolletta che complessivamente vede 129 euro, io ho consumato 35 euro. Lo so, però siccome per il fatto solo di avere il gas e di averlo esattamente quando lo voglio e come lo voglio, quello è il costo. Quindi per ritornare a quello che dicevo all'inizio, nell'energia elettrica e nel gas, dato che abbiamo detto che il costo effettivo del consumo è veramente piccolo rispetto al totale delle bollette e non è come dire, qualcosa che può risolvere il vostro fornitore, perché il vostro fornitore ha a sua volta l'1% di quel poco che voi pagate. Quindi, ok, presso a poco, davvero poco. Ed è per questo che le aziende piccole non si reggono, cioè se non hai tanti clienti, Asta Energia ne ha circa 65.000, se non hai tanti clienti è complicatissimo andare avanti, perché io è vero che posso guadagnare 1 euro a cliente, ma 1 euro a cliente lo devo guadagnare, perché altrimenti dove vado? Allora, qual è il senso di questi incontri? Il senso di questi incontri è, innanzitutto, quando vi arriva la bolletta la potete anche sviscerare, così come abbiamo cercato di fare stasera. Però tendenzialmente poi, se avete un rapporto con un fornitore, anche se non fosse Asta Energia, ma avete un rapporto con un fornitore, se avete dei dubbi, tirateli fuori, chiedete, perché è vostro titolo avere delle risposte. Nel caso di Recanati, andate in via Battisti, troverete Cecilia e chiedetegli tutto quello che volete. Sì, abbiamo aperto in via Battisti già da 5 mesi. Tranne il lunedì mattina, dal martedì tutte le mattine pure il sabato, quindi li trovate. Detto questo, l'unico modo per risparmiare è consumare meno. Adesso io ho un'ammirazione sconfinata per, ve lo dico, per Enel Energia, perché sono dei geni, sono veramente dei geni. Non so se voi ve lo ricordate, a settembre-ottobre è uscita una campagna televisiva di Enel Energia, dove promozionava la possibilità di regalare 2 ore al giorno utilizzando un'app sul telefono. Voi il giorno prima dicevate quale ore volevate regalate da Enel Energia, lo scrivevate sull'app e quelle 2 ore erano gratuite. Adesso io voglio sapere chi di voi per 365 giorni l'anno va sul sito sull'app di Enel scrivendo tutti i giorni, se lo deve ricordare, regalami queste 2 ore. Diciamo. Ammesso che qualcuno ce l'abbia, ok? Dopodiché un anno è fatto da 8.760 ore, questo è bisestile 8.784. Mi regali, diciamo che io la metà dei giorni mi ricordo di fare questa operazione. Mi regali 2 ore al giorno. Sapete, avete mai fatto i conti quanto impatta? Li ho fatti io, 12 euro in un anno. 12 euro, anche se prendete le ore più care. Ok, quindi sono dei geni. Perché riescono a vendere il ghiaccio agli eschimesi, hanno tutta la mia ammirazione sconfinata. Soltanto che si sono accorti che questa era veramente un pochettino spinta come campagna, proprio veramente osè, e hanno detto che hanno capito poi che gli costava di più tenere in piedi l'applicazione piuttosto le persone che avevano accettato l'offerta, quindi se avete fatto caso è durata 2 mesi, è scomparsa. Stessa cosa, un'altra cosa che vi dico. Uscì tanti anni fa e poi è rimasta un pochettino nel tempo l'opzione di comprare in fasce di picco e fuori picco. Dalle 8 alle 20 c'era un prezzo, dalle 20 alle 8 c'era un altro prezzo, che tendenzialmente cosa voleva stare a significare? Lo facciamo pure noi, eh? Cosa voleva significare? Guarda, ti semplifico la vita, dalle 8 alle 20 c'è un orario, dalle 20 alle 8 c'è un altro prezzo, finito. Invece di avere le tre fasce facciamo le cose semplici. Non è così. Primo perché dipende in verità da quanto ti fatturo dalle 8 alle 20 e quanto ti fatturo dalle 20 alle 8, perché se dalle 8 alle 20 ti fatturo
12 centesimi a kilowatt e poi ti fatturo 4 centesimi a kilowatt di notte, tu puoi anche mandare tutte le lavatrici del mondo di notte, ma non le recupererai mai il delta prezzo, perché di giorno, fateci caso, a casa mia, anche se io chiudo la porta e non c'è nessuno a casa, un kilowatt di corrente se ne va. Perché? Perché ci sono gli stand-by, perché c'è la rete, il router, perché c'è il frigorifero, perché c'è il congelatore. Perché? Okay. Se io vado giù a casa chiusa, scusate, faccio così per ricordare a tutti che una volta girava, ok? Un chilo, 0,9 se ne va di corrente. Quindi, la possibilità di comprare in picco e fuori picco vale la pena farlo se la differenza tra i due valori non è eccessiva, perché se è eccessiva, guardate, non vale la pena. Non vale assolutamente la pena. Dopodiché anch'io sono uno di quelli che asciugatrice e lavatrice si fanno preferibilmente dalle 7 di sera in poi e preferibilmente di fine settimana, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Ma se a casa mia non c'è purtroppo l'abitudine, ma se si stira, io non è che mi posso mettere a stirare alle 2 di notte, cioè abbiate pazienza, o stiro la mattina presto, prima di fare colazione, ed è già F2 nella migliore delle ipotesi, altrimenti F1. Oppure stirò la sera davanti alla televisione. Non è che mi posso alzare o posso aspettare che facciano le 10 di sera per iniziare a stirare una pila di panni, giusto? No, ok. Quindi il concetto di comprare in picco e fuori picco vale la pena farlo, ma veramente, se altrimenti non, insomma, non c'è possibilità, altrimenti va bene pure l'acquisto su tre fasce. L'altra cosa che vi volevo dire, ci sono delle utenze particolari che, dati i costi fissi che ci sono, oggi non vale più la pena averle. Ve lo dico io che l'energia la vendo, ve lo faccio dire da Cecilia. E sapete quali sono? Sono i garage che non sono degli annessi all'abitazione. Mi sono accorto che qui molti hanno dei garage con la potenza da 1,5 kW, perché magari hanno la luce, hanno la saracinesca elettronica, che però, non essendo un annesso della casa, ha un suo contatore. Ok, il totale del consumo di un anno di un garage, anche con 1,5 kW installato, non arriva a 10 kW. Non ci arriva. 10 kW, non ci arriva. Eppure questi poveretti non possono spendere meno di €700 all'anno per i costi fissi. Meno di €700 all'anno non possono spendere. Allora, per tenere una lampadina da 20, da 50 kW dentro un garage o tenere la saracinesca elettronica, vi prego, chiudetele. Fate la saracinesca a mano e vi mettete le luci d'emergenza, perché sono €700 buttate. Ok? Ve lo dico io, anche se di mestiere faccio questo. Mentre se il garage è annesso all'abitazione, ovviamente ha lo stesso contatore dell'abitazione, quindi il problema non si pone. Però ci sono delle casistiche che prima erano agevolate, ad esempio le seconde case prima erano agevolate, avevano delle tariffe più basse. Dal 2018 invece hanno delle tariffe fisse che sono quasi il doppio di quelle delle tariffe di residenza. Quindi anche lì pensateci, perché veramente costa tanto tenere quelle utenze. Si chiude e si apre. Si può chiudere e si... No, i costi ci sono, ma verosimilmente impattano meno, perché se lei ha una casa al mare che usa 2 mesi, le conviene aprire il contatore e chiudere il contatore. €150 e €150, spende meno. Spende meno. Si faccia i conti perché spende meno. Se poi però dice, ma io al mare però poi così a Pasqua non ci posso andare, e allora però lei lo deve sapere che le costa €600-700 all'anno, anche se ci va solo 2 mesi l'anno. È così. Le tariffe di distribuzione sono figlie delle scelte dell'autorità, quindi non ci possiamo fare molto. Io vi ringrazierei, abbiamo chiuso qui, grazie della presenza, vi auguro buona cena. Vi invito soltanto ad andare in via Battisti, se per qualunque altra necessità, ci trovate lì anche sabato mattina. Quindi qualunque desiderio abbiate, potete pure comprare, ordinare le lampadine LED. Guardate, un'altra cosa che vi dico prima di andarmene. Non è vero che non esistono lampadine LED che possono sostituire tutto quello che avete a casa. Qualunque tipo di attacco di un alogeno, la più strana che voi possiate avere a casa, è sostituibile con un LED. Magari esteticamente meno bello, su quello siamo d'accordo,
però è sostituibile. Ok, quindi se non è in una sala, se non è in una plica particolare, cambiatele, perché davvero non vale la pena buttare soldi. Grazie a tutti. Sì. Tenendo conto, voglio dire, del costo in Italia, che differenza c'è rispetto agli altri paesi? Ok. Allora, da 3 anni a questa parte la differenza è minima. In Francia l'energia mediamente costa 48 euro megawatt, da noi costa mediamente 55. Fino a 15 anni fa era elevatissima, da noi in media costava 80 euro megawatt, da loro essendo nucleare costava 40. Però considerate che la Svizzera il mese scorso ha chiuso la prima delle sue 3 centrali nucleari. E considerate anche un'altra cosa, siccome in Italia c'è una produzione che è basata sui consumi che avevamo nel 2005, noi, Italia, da 3 anni siamo esportatori. Cioè noi produciamo e mandiamo in Francia, mandiamo in Svizzera. Prima compravamo, adesso cominciamo a esportare verso gli altri. Perché d'altra parte l'energia in giro non ci può stare. Il problema sapete qual è? Che siccome l'esportazione è fissata ai costi del PUN, se io esporto di notte, quando in Italia effettivamente non preleva purtroppo più nessuno, ci sono ore del giorno, perché il PUN è orario, quindi per ogni ora c'è un valore, quindi 8.760 valori in un anno. Ci sono ore della notte in cui noi esportiamo a zero. Cioè te la do purché tu te la prenda. La maggior parte dei valori notturni di PUN lato esportazione è 10 euro, a produrla costa 40, quindi ci perdiamo, ma siccome l'energia elettrica non è immagazzinabile, via. Okay. Dicevo che questo incontro potrebbe essere stato più prezioso. Purtroppo ci sono state tutte una serie di circostanze negative per cui tanti nostri soci sono a casa a letto, sicché buona parte di quanto detto dal direttore della Ste Energia. Ma lo possiamo anche rifare, eh? Non c'è problema. No, ecco, dicevo, intanto dobbiamo ringraziare Astelio Tovaldi che è stato ha ideato questo incontro, che è stato preziosissimo. E io non ripeto tutto quello che è stato detto, sarebbe inutile, poi rovinerei tutto, però il dottor Luciano Castiglione ci ha detto 2 cose che mi hanno colpito, ma proprio estremizzo, riduco al minimo. Ma ha il canone RAI sopra i 70, lo dico a dei giovani che non hanno interesse all'argomento. Mi pare sopra i 70, e non vorrei sbagliare che è sopra i 75, ma comunque è 75? 70, ma cambia poco comunque. Non sono ancora a quel livello, quindi non è una di quelle cose che mi interessa. Cambia poco. Sto qua. L'altra cosa è invece il bonus sociale, che è una cosa incredibile. Cioè, no, questo fortunatamente non ci interessa. Spero. Però chi ha un livello di reddito inferiore a 15.000 euro ha un risparmio. Mi pare 30 euro al mese, a bolletta, 150 euro all'anno. 150 euro all'anno, che è preziosissimo. Abbiamo saputo che abbiamo questa opportunità. Cecilia, scusi, non perda tempo con i ragazzi che non vanno. E ci è stato detto che c'è un'opportunità interessantissima, non dobbiamo andare tanto lontano a chiedere informazioni. Abbiamo la nostra Cecilia Alfonsi che sta in via Cesare Battista, anche questa è una notizia utilissima che nessuno di noi sapeva, quindi andiamo e chiediamo tutto quello che ci serve,
però stasera basta. Un grazie infinito. Grazie a voi. Dottore, sì. Vediamo.